Uomini e donne, Tina Cipollari abbandona e lascia il suo posto a Gemma Galgani. I fans di Uomini e donne saranno felici di apprendere che Tina Cipollari ha affermato in un'intervista di essere stanca, comunicando inoltre che dopo l'estate ha nuovi progetti lavorativi. Dunque, il suo posto come opinionista lo cederà a Gemma Galgani? Il People Show Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi, è andato ormai in ferie da circa 2 mesi e con il programma anche i suoi protagonisti, compresa Tina Cipollari, la quale ha dichiarato pubblicamente di aver bisogno di un po' di riposo. La scorsa stagione, infatti, per la storica opinionista è iniziata presto, perché già in estate ha registrato le puntate del game show Pechino Express, partecipando come concorrente alla gara insieme al suo amico Simone Di Matteo. È del tutto naturale che la Cipollari sia stanca e abbia bisogno di prendersi del tempo per sé e per la sua famiglia, ma il suo silenzio da un po' di tempo preoccupa e non poco i fans. Per quale motivo? Sembra che in questi giorni la giunonica Tina abbia rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo TV, nella quale riferisce che vuole godersi la famiglia senza pensieri e in totale tranquillità, comunicando che per lei è stato un anno molto pesante. Nello stesso tempo annuncia di avere dei progetti che però porterà avanti dopo l'estate. Attualmente non si sa nulla, ma c'è chi sospetta che la Cipollari venga spostata in un altro contesto televisivo, con la mera possibilità che il suo posto venga occupato dalla sua acerrima nemica Gemma Galgani. La dama torinese attualmente sta vivendo al di fuori di Uomini e donne una bellissima storia d'amore con il cavaliere delle Cinque Terre, Marco Firpo. Assodato questo particolare, la storica dama piemontese non dovrebbe più rientrare in trasmissione, ma siamo fermamente convinti che Maria De Filippi non si lasci scappare dalle mani una donna che, grazie alle sue qualità dialettiche, riesce ad intrattenere milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo. E senza ombra di dubbio, la signora Costanzo accontenterebbe in questa maniera le richieste delle innumerevoli fans, stanche di vedere i soliti teatrini tra Gemma e Tina. Vi piacerebbe questo tipo di soluzione? Chi non digerite tra Gemma e Tina? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.